finale con brivido, ma alla fine a decidere la sfida contro la Ternana è una doppietta di uno strepitoso Cristian Galano, al termine di una gara che ha fatto riafferrare anche per lunghi tratti i fantasmi visti contro il Padova. Tratteremo tutti i temi della gara, come di consueto, con Enzo Tambora. A rivedere le immagini, ho avuto ancora paura che la palla entrasse. Sì, sì, è vero, c'è andata davvero di lusso. Ho avuto modo di commentarla ieri, davvero sembrava gol, sì, sembrava sì, che la palla stesse entrando in porta, è stato veramente un gran colpo di fortuna. Enzo, però io vorrei iniziare chiedendoti una considerazione su quanto sta accadendo in queste ultime ore. Un giallo Zavettieri, sì, perché secondo il sito Tutto B, Zavettieri avrebbe rassegnato le dimissioni dopo un duro confronto con i senatori dello spogliatoio. Noi dobbiamo anche dire che Zavettieri questa mattina ha condotto regolarmente l'allenamento della squadra e al momento non abbiamo elementi per dire che davvero sia avvenuto una sorta di frattura tra Zavettieri e una parte della squadra biancorossa. Beh, non ho neppure io elementi di questo tipo, però devo dire, in considerazione del fatto che questa notizia è stata data da un sito accreditato, da un sito che peraltro non può essere il frutto di un chiacchiericcio locale, ma probabilmente di qualche soffiata. Il giornalista, lo citiamo, si chiama Nicolo Schira. Devo pensare che qualcosa deve essere accaduto. Non so se una cosa tale da portare alle dimissioni, però qualcosa deve essere accaduto nello spogliatoio. Provo a immaginare tra il primo e il secondo tempo. Sì, qualche scelta magari tattica non condivisa, anche nel senso poi alla fine può anche essere normale avere anche un confronto abbastanza acceso tra allenatore e giocatori se non condividono le scelte tattiche. Questo è vero, cioè nel senso che queste cose accadono. Certo, se accadono fra il primo e il secondo tempo, queste cose accadono magari a fine partita, accadono il giorno dopo, alla ripresa degli allenamenti. Se fosse accaduta veramente questa cosa dal primo e secondo tempo, sarebbe comunque più grave perché evidenzierebbe un senso di sfiducia da parte della squadra nei confronti del tecnico. Sì. Perché io provo a immaginare che se qualcosa è accaduto fra il primo e il secondo tempo. Ed è facile pensare che un fatto scatenante potrebbe essere stato l'inversione di Defendi e Galano. A un certo punto Galano, che pure aveva fatto due gol, è stato anche spostato perché in quel di momento fascia. Il VAR era in vantaggio di 2-0, poi si sono più preoccupati di difendere sul sito, quindi cambiando di fascia. Quindi, però paradossalmente lì è stata anche una sorta di iattura. Proprio nel momento in cui Defendi si è spostato da quella parte, Zito ha segnato il gol convalidato. Sì, è vero. E magari questo ha creato un po' di malumore all'interno della squadra. Ripeto ancora una volta, perché voglio essere chiaro, se davvero è accaduto qualcosa, può essere questo il fatto scatenante. Io non so se dimissioni, non credo a questa cosa delle dimissioni, però insomma, se viene data una notizia del genere, è facile che qualcosina nello spogliatoio possa essere accaduto. A proposito del cambiamento comunque di fascia Galano Defendi, bisogna anche dire che Galano poi dalla fascia destra stava creando i pericoli maggiori alla Ternana. L'hai visto anche come un segnale, Enzo, di debolezza in quel momento del match? Ma loro l'hanno fatto sul 2-0, pensavano di blindare così il risultato. Per carità, poi si è visto che comunque Zito, nel momento in cui Defendi gli ha preso le misure, è stato annullato dall'altra parte, al punto che credo sia stato il primo giocatore sostituito dal tecnico della Ternana Toscano. Sì. Però francamente io un giocatore che fa due gol e che ha il piede caldo come Galano non l'avrei mai spostato, avrei fatto altre cose, ma il Bari ha già dei problemi in zona tiro, se gli togli anche il giocatore che in quel momento sta dimostrando di essere il più ispirato, non mi sembra francamente una scelta azzeccata. Avrei trovato un'altra soluzione, non so quale, non mi chiedere quale perché non sono io l'allenatore, però io Galano francamente non avrei spostato. Intanto abbiamo un primo ascoltatore in linea, 085 01 9998 il numero per intervenire in diretta. Pronto? Pronto, ciao, sono Gianluca. Ciao. Gianluca. Volevo dire, no? Stiamo parlando di Zavettieri, di Alberti, però è aria, il vento che soffia, perché non parliamo niente di nuovo. Sappiamo che ci manca la società. Ieri il nostro presidente neanche stava a vedere la partita, figuriamoci se devono andare i tifosi. Quello che dico io, una società che
è in forte crisi. Nella situazione che sta, continua a perdere, perché comunque una situazione così non è che comportando in una certa maniera riesci a recuperare i debiti che hai, non si vuole fallire, non si vuole andare avanti, siamo in un limbo che nessuno ci sa dire niente. Questo è impotente a tutto. Grazie, Impotente a tutto. Luca. Grazie per il tuo intervento. Sì, il nostro ascoltatore, ascoltatrice Repettori Ha sulla ragione. questione Io societaria. purtroppo lo dico con un'espressione macabra, ma mi pare un morto che cammina in questo momento, perché comunque il quadro clinico è da, come dire, chi farà solo un miracolo potrà salvarlo, perché qui ci sono ancora i debiti. E Eh sì, e come sono fai? tanti. Sì, per E carità, sono anche tanti. quest'anno è facile che con la vendita di Galano riescono a iscriversi al prossimo campionato, ma quella montagna di debiti la stanno smaltendo, non la stanno smaltendo, in quanto tempo si riesce a smaltire, come riescono a Anche se smaltire. Nel anche frattempo mi comunque. giungono spifferi di persone che devono essere pagate, non dimentichiamo che oltre a quella situazione debitoria ci sono tante piccole situazioni Eh sì, che ci sono tanti restano delle mine vaganti, piccoli perché creditori anche che sì, è chiaro che possono sì bussano, è rivendicare, chiaro che posso certo. rivendicare, Bari deve pagare parecchia gente in questo Sì, momento, è vero. deve pagare, non è soltanto la questione di 30 milioni di euro di debiti, è che c'è tanta gente che avanza soldi dal Bari, c'è tanta gente che avanza soldi dal Bari, tanti servizi che non vengono pagati, non lo so francamente, io non so dove, è chiaro che insomma, noi possiamo anche parlare in certi termini, ma probabilmente i matarrese hanno già il disegno. Eh sì, possiamo Perché noi solo. non, No, allora, è vero, siccome noi non li considero, siccome non li possiamo solo considero aspettare gli degli eventi. Sì, sì, sprovveduti, sì, sì. siccome non li considero dei benefattori, loro sanno già probabilmente dove andare a finire. Sì, è chiaro che hanno un piano comunque Avranno un piano A e un piano B. sì, sì, alternativo Un piano A per. e un piano Certo, B. Un piano A se assolutamente. si riesce ad andare avanti e un piano B se non si riesce. Io credo che loro abbiano in mente già la situazione per come si deve evolvere, non posso credere che vivano la giornata perché non è possibile. Il vero problema è capire dal punto di vista sportivo la squadra in che direzione va. Dobbiamo andare in pubblicità tra poco con la seconda parte del Bianco e il Rosso TV Sport.